Happy birthday to you. This is your day. Un po' pensierosa ma con lo sguardo allegro, vigile ma con qualche acciacco dovuto all'età, visibilmente emozionata. Caterina Iammello ha compiuto 100 anni e Praia Mare ha voluto festeggiarla eleggendola, almeno per oggi, a nonna di tutti. Una breve messa celebrata da Don Franco Liporace nella chiesa Sacro Cuore ha dato inizio a questo giorno speciale. Presente anche l'intera amministrazione comunale. Il sindaco Antonio Praticò ha consegnato una targa alla famiglia per ricordare questo appuntamento che ha donato a tutti i presenti un sorriso e tanta speranza. Il paese sorride e gioisce per questi 100 anni, questo importantissimo traguardo di questa mamma nonna di Praia Mare che ha avuto l'onore, insomma, di poter raggiungere questo prestigioso traguardo. Noi come amministrazione comunale siamo felici di poter gioire insieme con i figli perché proprio Praia ha bisogno anche delle esperienze anche delle persone anziane, della vicinanza delle persone anziane per guardare sempre di più verso il futuro. La festa si è poi spostata nella canonica della chiesa Sacro Cuore. Il taglio della torta, le foto di rito, i ricordi dei suoi tre figli, per concludere nel migliore dei modi questo giorno di allegria. Tutti i giorni sono belli, ogni momento perché ci vivo insieme, perciò, specialmente negli ultimi anni che siamo soli, io e lei, forse vivo più intensamente. Ho un grande ricordo di mia madre perché forse siamo un po' uguali di carattere, precisi e anche un po' duri. Con questo suo modo di fare, infatti la chiamo maresciallo in tono scherzoso, forse sono diventato anch'io un po' così, perché abituato a questa disciplina, penso che è stato un insegnamento per tutta la vita. Tutta una vita per gli insegnamenti che ci ha dato più che altro, insegnamenti cristiani, anche se era molto rigida, però oggi non posso fare che ringraziarla per l'educazione e per gli ideali che mi ha inculcato più che altro.